Rimane alta l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere e sul femminicidio. A tal proposito, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici di Giarre, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Santa Venerina e la rivista Nuove Edizioni Bohemienne, si è fatta promotrice di un incontro volto alla sensibilizzazione, denominato Il Filo Rosso che Unisce. Lanciare un forte messaggio sul tema, l'obiettivo preposto, come ci ha spiegato la dottoressa Mariongiola Garaffo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Santa Venerina. Lo scopo è quello chiaramente non solo di discuterne tra adulti, ma anche quello di fare riflettere le nuove generazioni, soprattutto gli adolescenti. Per noi come educatori è assolutamente fondamentale. Per questo vogliamo puntare l'attenzione su questo filo rosso che unisce storie di donne che vivono e che hanno vissuto e che sono morte in campi di guerra, in luoghi dove purtroppo la guerra miete moltissime vittime, molte di queste sono donne, ma anche con le storie di donne a noi più vicine come quella di Maria Rita Russo. Il filo rosso unisce le storie di queste donne e lo faremo stasera attraverso anche le letture di testi e di brani scritti dalla giornalista Maria Grazia Cutuli, che proprio andando in terre lontane ha potuto raccontare e raccogliere e ascoltare le voci di queste donne. Il filo rosso che unisce le donne è anche quello della passione, dell'impegno civile, della forza che posso dire noi donne mettiamo tutti i giorni nelle nostre azioni, quotidianamente. Alla tavola rotonda sono intervenuti la giornalista e scrittrice Maria Cristina Torrisi e l'avvocato Orazio Vecchio. L'attrice Paola Mendela ha interpretato alcuni brani su storie e temi.